Ma guarda un po' che si rivede, ciao a tutti! Per fortuna che ci siete voi e non sono soltanto i miei parenti a guardare questi video e la mia ragazza. Oggi parleremo di regole severe che le celebrità e le persone che fanno da pubblico che partecipano agli show televisivi tipo i Tonight Show o i Talk Show devono assolutamente rispettare. Non penserete che basti andare lì, sedersi e farsi intervistare come niente. Perfino da Barbara D'Urso bisogna rispettare certe prassi. No, non solo che tutti e pure lei devono piangere a comando, alla minima cosa, no, così sarebbe troppo facile. Ma in realtà, anzi, guardatevi il video. Se siete già passati dal canale Telegram ufficiale dove potrete trovare di tutto e di più a prezzi scontatissimi piuttosto che pagarli a prezzi raddoppiati durante i falsi saldi, cominciamo! Numero 16. Sfortunatamente, se avete meno di 14 anni non potete partecipare ai talk show, specialmente negli Stati Uniti sono severissimi con queste regole. In Italia questa regola non vale per tutti e cambia in base al tipo di show, ma gli americani sono diversi. Sono tosti e vogliono che solo sopra i 14 anni tu possa partecipare ai talk più importanti. Ovviamente bisogna avere un documento di identità. La cosa strana però è che le celebrità invitate possono avere qualunque età. Eh sì, la parte figa di essere famosi. Numero 15. Nelle prime file spesso e volentieri il pubblico è molto più vivace, ma fin troppo. Non a caso sembra si siano iniettati della caffeina in vena. Sono loro il fulcro di tutto, spesso c'è un intero pezzo del pubblico a cui viene insegnato ogni singola canzone dell'artista, o un pezzo della sua storia, o quello che volete in base alla celebrità, in modo da far sembrare lo show più vero possibile, specialmente nei talk show dove le persone devono domandare al loro artista preferito delle cose. Qui bisogna sapere praticamente il minimo dettaglio della vita della celebrità. E ovviamente, come avrete capito, le domande vengono create dallo staff prima dello show. Insomma, come robot ma con dei cuori. Numero 14. I vestiti sono la parte più importante dello show. Ovviamente bisogna andarci vestiti. Un attimo, non avrete pensato fosse permesso andarci in mutande o come si vuole casual e sciolti con il pigiamone della nonna? No, perché io lo pensavo. Insomma, le celebrità devono seguire la regola del vestiario, non possono vestirsi in modo troppo vistoso e nemmeno troppo, come dire, sciallo. Tipo io in questo momento con la maglietta che ho trovato per terra 6 mesi fa. Devono indossare delle cose normali che non costino troppo per non far salire la gelosia a nessuno e cercare di far immedesimare anche il pubblico da casa con loro. Se per sbaglio qualcuno indossasse un vestito troppo luminoso, le persone si focalizzerebbero solo su quello e non su tutto il resto dello show. A volte è permesso essere vestiti da Oscar, ma solo se viene richiesto specificatamente per il tipo di show. Numero 13. Se mai un giorno sarete delle celebrità, preparatevi perché in TV i conduttori e le conduttrici televisive potrebbero farvi qualunque genere di domanda. Non vi invitano un giorno prima come se fosse una cena di famiglia fatta male. No, loro ci pensano settimane o mesi prima e si informano su qualunque cosa. Anche leggendo post vecchi ma molto vecchi sui vari social sulla celebrità. E potrebbero quindi chiedere una cosa che è stata scritta da quella persona magari 10 anni fa, quando ancora manco sapeva sarebbe diventata famosa. E quindi potrebbe ritrovarsi in una bruttissima situazione. Ma... Numero 12. Ma le domande spesso e volentieri sono già dette alle celebrità. Non sempre, però nella maggior parte degli show per evitare figuracce ogni singola domanda viene mandata con qualche giorno di anticipo alla star, che dovrà imparare tutto e creare delle risposte come si deve e riferire al conduttore o alla conduttrice dello show tutto quanto. Wow, se avessi chiesto ai miei professori di passarmi sotto banco le domande di una verifica mi avrebbero mandato a casa. Ehi, però io non sono una celebrità, quindi... Comunque, alla fine forse è meglio così. Immaginate uno show muto dove nessuno sa dire qualcosa? Tipo una rimpatriata forzata tra vecchi compagni di classe. Sì, l'ho fatto, ed è stato triste. Numero 11. Sembrerà una sciocchezza, ma molti show cercano di prendersi il prima possibile i nominati agli Oscar o i vincitori degli Oscar. Vogliono assolutamente che il giorno dopo appaiano al loro show. In Italia funziona più o meno allo stesso modo. Il vincitore di un premio importante deve per forza partecipare a un talk show il giorno dopo. Non importa se ha fatto baldoria la sera prima. In questi e pochi altri casi le celebrità vengono chiamate con poco preavviso. E devono per forza esserci o la loro reputazione sarà messa a rischio. Quindi se vince qualcosa non è tutto rosa e fiori per la povera star. E manco si può far baldoria la sera prima. Numero 10. Insomma, si chiamano conduttori per un motivo. Devono essere sempre vigili e cercare di condurre il discorso il più possibile.
Se anche solo per sbaglio non sanno cosa dire, la loro carriera potrebbe andare a rotoli, specialmente se sono insieme ad artisti famosi. Eh sì, mai dire la cosa sbagliata al momento sbagliato. Anche se non lo avete notato, molte sono le star che non sanno mai cosa dire, rendendo così la vita complicata ai poveri conduttori che si devono inventare delle cose senza senso molto spesso. Numero 9. In alcuni casi, negli show più importanti, bisogna fare qualunque cosa sia richiesto, anche ballare o urlare al momento giusto. Per esempio, Ellen è una conduttrice a cui piace tantissimo il ballo, e se viene richiesto, la star sarà costretta a ballare con lei. Non importa come, quando, perché. Se si rifiuta non potrà partecipare. Anzi, a volte senza preavviso, i conduttori fanno delle cose stranissime. Numero 8. Moltissime celebrità meno famose di altre devono per forza avere delle limitazioni. Per esempio, in molti show americani è proibito toccare o abbracciare il conduttore. Anzi, le cose sono molto molto formali e non ci saranno gli stessi scambi di battute che si possono vedere con persone più famose, come già detto. Ma succede anche perché alcune celebrità partecipano per la prima volta a dei talk show ed è meglio non sconvolgerli. Avete capito, no? La prima volta bisogna mettere a suo agio la persona interessata. Questa frase può avere tanti significati. Numero 7. È assolutamente proibito fare foto se siete tra il pubblico. Nemmeno per scherzo potete tirare fuori gli smartphone. Anzi, in alcuni casi viene sequestrato prima che si entri sugli spalti. Già c'è una bella telecamera che filma e manda tutto in diretta, mica c'è bisogno di fare altro, o no? Viene restituito a fine show e comunque non bisogna scattare foto senza il consenso anche durante l'uscita. Si sa mai che qualcuno pubblichi qualcosa di sbagliato. Numero 6. Non si possono comprare i biglietti per uno show. Bisogna mandare una richiesta online e sperare di essere beccati, o almeno per alcuni casi. Altre volte, per quelli più importanti, vengono addirittura fatti dei test. Insomma, se non sapete nulla sul partecipante dello show, mica potete andare lì e chiedere chissà cosa. Confondere una star per un'altra non è il massimo, specialmente in live quando le figuracce possono costare caro. E una cosa importantissima è che i biglietti non possono essere venduti in alcun modo. Infatti a volte sono nominativi e, come detto prima, bisogna mostrare i documenti. E se non siete sulla lista verrete cacciati. Numero 5. Ci saranno almeno una o due volte durante lo show in cui il conduttore farà domande a sorpresa. Di solito si limita ad una domanda senza preavviso, a cui alcune star nemmeno sanno come rispondere e fanno facce stranissime, come per dire «Wow, bello, questo non me l'hai mica scritto!». Tutto ciò è per dare un po' di pepe alla situazione. Numero 4. Le star avranno più di una sorpresa ad attenderle, non soltanto domandine a trabocchetto, ma anche prank di vario genere. A volte spaventi mortali, altre volte notizie fake. Non si sa quando e dove potrebbe accadere. Spesso succede quando le celebrità sono sedute sul divanetto o sulla sedia. Altre volte vengono portate con l'inganno in un altro punto del palco. Numero 3. Mi sembrava una cosa ovvia, ma è meglio ricordarlo. Niente snack di nessun genere. Avete presente quando qualcuno si porta a mezza cucina al cinema e comincia a sgranocchiare come se non ci fosse nessuno e fare rumori con la bocca come se davvero non esistesse nessuno? Ecco, per evitare queste figuracce non si può portare nessun genere di cibo e nemmeno bottigliette d'acqua per evitare vengano lanciate a qualcuno. Bisogna resistere per quelle ore di messa in onda. Numero 2. Quando le persone vengono chiamate a un talk show si emozionano molto, e chi non lo sarebbe? È tipo una delle cose da fare nella vita prima di morire. Anzi, a volte si possono ricevere biglietti in più per una o due persone, massimo in più in base alla disponibilità, ma non è assicurato finiscano insieme. Infatti prima dell'entrata vengono dati dei numeri. Questi numeri corrispondono al posto assegnato e si è costretti a rispettare l'ordine. Mi sembra anche una cosa normale, altrimenti finirebbe come una lotta tra fratelli e sorelle che vogliono sedersi davanti in macchina. Numero 1. Questo è il punto numero 1 ed è anche quello che conta di più. Perché se non si sorride si rischia di essere cacciati e creare situazioni brutte. Esatto, il sorriso. Bisogna sorridere. Sia pubblico che celebrità non possono in nessun caso portare i problemi personali nello show. Ed è giusto così. In fondo creare un'aura di tristezza intorno a milioni di spettatori in giro per il globo non è la mossa più saggia. Con questo concludiamo. Spero il video vi sia piaciuto e ricordatevi che non vale per tutti gli show televisivi, ma per alcuni molto importanti. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stessa voce, stesso posto e orario diversissimo.